Salve a tutti, buon anno, questo è il primo video del nuovo anno del 2021. Come tutti i sabati riporto in sintesi sotto forma di video il blog uscito su Tag Medicina, scritto da me. Il titolo può far pensare a un errore di scrittura, la diabesità. La diabesità è un termine che invece esiste e che collega la presenza di obesità e diabete. Spesso le due condizioni metaboliche coesistono, una è causa dell'altra. Nell'articolo si parla di diabetità e ipogonadismo, ossia diabetità e calo del testosterone nell'età avanzata. Allora, per sintetizzare, si è visto come i due quadri convivano, ma la novità da questo punto di vista è che probabilmente questa componente metabolica di diabetità può portare a una disregolazione di citochine proinfiammatorie, le quali vanno a colpire anche l'ipotalamo. Ricordiamoci, ormai chi mi segue è esperto, che esiste questo asse HTPA, ipotalamo-ipofisi. L'ipotalamo è un po' il direttore, l'ipofisi facente funzioni. L'ipofisi stimola poi, rilasciando dei mediatori, delle gonadotropine, l'attività testicolare. L'ipotalamo incarica l'ipofisi e l'ipofisi incarica il testicolo a lavorare. Chiaramente in questo argomento stiamo parlando non tanto di spermatogenesi, ossia formazione di spermatozoi, ma di steroidogenesi, l'altro compito del testicolo, formazione di testosterone. Ipogonadismo si intende ridotta attività della gonade, ridotta attività del testicolo. Senza addentrarci in questo capitolo immenso, di cui parliamo sempre in ogni video, inserendo dei tasselli di questo puzzle, oggi parliamo di un ipogonadismo legato a una scarsa stimolazione, ossia quando il direttore e il vice direttore non danno le giuste, i giusti ordini, quando ipotalamo e ipofisi lavorano di meno. Allora, si è sempre pensato, e tuttora si pensa e si dice, che l'obesità crea una maggiore aromatizzazione del testosterone e quindi chiaramente questo porta a un aumento di estrogeni, quali, come sappiamo, hanno un'azione inibitoria importante a livello ipofisario e ipotalamico. Quindi più estrogeni io, più blocco il lavoro del direttore, l'attività dell'ipotalamo. Questo articolo, questo lavoro, l'articolo l'ho scritto io, il lavoro è fatto da bravissimi colleghi, evidenzia come invece la diabetesità, ossia la presenza di diabete e di obesità, crea, come ho detto, questa disregolazione di citochine proinfiammatorie che portano a una infiammazione ipotalamica, quindi non tanto e non per forza e non solo la soppressione da parte degli estrogeni, ma proprio una infiammazione, quindi una disregolazione dell'attività ipotalamica. Teniamo conto quindi anche di questo nuovo aspetto, fino a poco fa non conosciuto, perché ci fa capire come il miglioramento della diabesità possa portare a un miglioramento dell'ipogonadismo, perché si riattiva e si rinormalizza l'asse ipotalamo-ipofisi-testicolo. Ma si è visto anche in questi studi, che sono molto approfonditi, io sintetizzo in pochi minuti, senza offendere chi ha eseguito studi che sono durati anni e anni, si è visto come la terapia sostitutiva con testosterone, migliorando molti aspetti, anche la sensibilità all'insulina, anche la componente metabolica, riducendo l'obesità, porta chiaramente a un miglioramento. Quindi sì, sapere che estrogeni e ipotetica infiammazione ipotalamica possono creare un calo di testosterone, di produzione di testosterone, ma sì, sapere anche che quando le condizioni cliniche lo richiedono, quindi l'uomo in ipogonadismo, specialmente se in questa condizione di diabetesità, può giovarsi in maniera concreta ed efficace di una terapia sostitutiva con il testosterone. Con questo vi saluto, ho sintetizzato argomenti un po' facili, ma poi invece anche molto complessi da un punto di vista delle loro regolazioni, però iniziamo a prendere sempre più coscienza. Prendiamo atto che anche noi uomini abbiamo il diritto, di rinormalizzare il nostro asse ormonale quando non è in equilibrio, chiaramente rivolgendosi sempre allo specialista che si occupa di questo tipo di, non la chiamo patologia, ma di, disregolazione dell'asse ormonale. Con questo vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e visto che siamo all'inizio anche un buon nuovo anno. Un abbraccio.